Ragazze, riconoscete la busta di Tiger? Finalmente andiamo a vedere il contenuto. Ho preso delle cose, alcune di queste ha preso pure mia Che me sorella. le regali? Sì. Ce la faccio, ragazze, mi dovete credere, lei è la mia stessa passione. Ci vogliamo tutte le cose di cancelleria. Allora, ragazze, prima di mostrarvi questa cosa, perché adesso ve la voglio proprio mostrare dopo anche in primo piano. È uno stile. Mamma, Dai, Noemi. Ragazze, bene sì, ebbene sì, scusate il mio smart sbeccato. E lui è il bullet planner. Sono sempre rimasta affascinata da chi faceva appunto il bullet. Però questo me lo regali, no? un attimo, sono sempre rimasta affascinata appunto da questa tecnica, però è Se una me ne dà tecnica che più. richiede comunque Fermi tutti, non ho capito il studio, no? gioco. Studio, perché è una tecnica. Praticamente, Noemi, ti Ora tu spiegherò. me la regali perché so già cos'è. Allora, no, per Noemi invece, domani arriveranno delle agende tipo queste, però per i bambini di 8-9 anni, per loro che stanno alle prese con la scrittura, Si quindi occupiamo di tutti con a gli scrivere tra spazi, con poco. Con i i pazzi disegni e sappiamo tutto quello fare. che Con i disegni io sono una cacchina molla. è. Ecco, una cacchina molla con il disegno, quello ti aiuterà Tu comunque. sei. E quindi, vabbè, sapete bene com'è il bullet, però ve lo faccio vedere. Eccolo qua, guardate che bei colori. Faccio vedere all'interno. Seguendo questi puntini si vanno a creare appunto delle scritte particolari, oppure possiamo creare proprio dei planner. Quindi questo è tutto, diciamo, una tecnica del bullet che poi insieme l'andremo a scoprire. Io non vedo l'ora di iniziare, perché è qualcosa che mi ha sempre affascinato, però richiede un attimino un po' di studio prima di iniziarlo. Quindi lo inizieremo insieme. Poi ho preso anche questo, purtroppo Noemi l'ha già distrutto, ma era una confezione fatta proprio carina con tutte le penne colorate all'interno. Andiamo a testarlo insieme, vediamo un pochettino. Notavo che alcune hanno i glitter sulla confezione, cioè sulla penna, e altri no, sono pastello. Bugia, perché questa la prima che abbiamo provato, la gialla, ha i glitter, si possono vedere benissimo, non so se voi li vedete, anche se la confezione non è glitterata, giusto? Boh, solo quelle No, due si vede da dentro. no, però non lo Queste hanno so, facciamo glitter. vedere queste qua che hanno la confezione glitter. No, questa è la viola, bella. No, basta, proviamo un altro colore. Vedete, questa ha i glitter, questa qui fucsia, la verde. Le altre no, però in realtà, anche se la confezione delle altre non ha i glitter, sono tutte glitterate. Forse avevano dimenticato di mettercelo, non lo so. Proviamo questa qui che è rosa più chiaro. Fucsia, scusate, è rosa proprio. Quella era viola, esatto, quindi la viola. Adesso proviamo questa rosa, che è di un bellissimo rosa. Complimenti, Bella che me la Tiger. regali? Sono di Sì. entrambi, ok. La viola già l'abbiamo provata, dobbiamo provare solamente la gialla, già l'abbiamo provata, l'arancione, la verde e l'azzurra. Era un po' dura, Colpo in era un po' cuore. duretta l'arancione da aprire. Ragazze, quante neon! No, vabbè! No, Noemi, che fai? Lo togli! No, vabbè, raga, ma quante neon! Quante neon! Favolosa! Bellissima, ragazza, anche l'arancio! Bellissima! Ora dobbiamo provare la verde e quella azzurra. Questa verde sarà un verde, non lo so, slime. Vediamo. Oh no, verde, non ci deludere. Abbiamo delle buone, come dire, dei buoni propositi su di te. Ma la Eh no, è N? niente. No, dai, va bene, solo la N è venuta un po'. Scriverà di nuovo Noemi sotto, ya? È nuova, quindi aveva bisogno di essere un po' riscaldata.
Vabbè, Noemi non è che l'hai scritto bello bello. Ma chi sei tu? L'ultima. Ora l'ultima, che è quella la scrivo azzurra. Faccio un dettaglio. Dai. Ah, wow, ragazzi, un bel blu, altro che azzurro. Proprio blu mare. Bellissimo. Bellissimo. Questa è la prima pagina del bullet che già Noemi mi ha sporcato. Sporcato con la sua arte. Va bene. Questa parte la devo volentare con la mia arte, immagine. Certo. Comunque troppo belli questi colori. Ragazzi, ritornando a queste penne, sono piccoline, però devo dire la verità che Tiger non mi ha delusa. Oh, mamma! Delusione, mamma! Quindi, ragazze, queste penne sono piccole, come diceva mia nonna, e piccinelle, chi mi rivoluziona? Sono piccole, ma no! sono molto molto importanti. Nella botte piccola c'è il vino buono. Ah, come detto di Noemi, nella botte piccola c'è il vino buono. Ha ragione. Purtroppo da Tiger c'era solamente questo. Io volevo prendere quello lì per il disegno, che trovo bellissimo, che trovo che sia un qualcosa realmente di positivo anche per gli adulti. È proprio un antistress imparare a fare quei disegni, quei colori. Io lo volevo a tutti i costi e non c'era. E vabbè, non c'era. Pazienza. E poi che cos'altro non c'era più? Non c'era l'agenda nera, quella che volevo, non c'erano godo, le penne, godo come un riccio, le penne che volevo, cioè praticamente non c'era un piffero di tutto quello che volevo. Godo come e nella sfiga che ogni 100 anni andiamo da Tiger, perché lontano da casa, vai e non c'è niente di quello che volevi. I ventilatori però c'erano. E ho preso queste, scusate ma la luce è pessima, fuori c'è il diluvio. Ho preso queste, sono le salviettine struccanti di Tiger. Sono queste qui, qualcuno le ha provate? Io non ho delle grandi aspettative, vi dico la verità. Però voi il packaging mi ha incuriosito tantissimo, queste salviette. E quindi li proveremo insieme. La luce è pessima, non vedo l'ora di avere uno studio. Vabbè. Questo, oddio, adesso la scuola è finita. Questo era il video degli acquisti da Tiger. Ragazze! Io queste me le porto a scuola! La scuola è finita, domani sarà l'ultimo giorno. È ragazze, a settembre. Io con questo video vi voglio salutare, vi voglio invitare. Noemi, vi voglio invitare a seguirci. A seguirci.